Buonasera a tutti e ben ritrovati. Oggi facciamo un video sul concorso per gli ufficiali della Guardia di Finanza. Infatti mi ha scritto ieri via mail Matteo, che saluto, chiedendomi appunto di andare ad analizzare il materiale testologico appunto fatto uscire per il concorso per ufficiale. Quindi andiamo a vedere qualche quiz a campione. In questo video del materiale testologico numero 1, poi ne farò un altro sempre dell'1 perché sono diverse domande, poi andremo a vedere anche il 2. Allora, la prima domanda che volevo vedere insieme a voi è la numero 66. Ci dice: Cesare, Vincenzo e Giuseppe contano le monete delle rispettive collezioni. Cesare ne possiede 30 centinaia, 20 decine e 5 unità. Vincenzo, quante sono? E Giuseppe, altre. Quale dei tre amici ha più monete? In questo caso, in realtà, non ci vuole un particolare ragionamento. Non c'è una grossa difficoltà dietro a questo esercizio, bisogna solo stare attenti a leggere bene il testo. Quindi, nella fattispecie, andiamo a leggere ognuno. Quindi, allora, Cesare possiede 30 centinaia. Cosa vuol dire 30 centinaia? Vuol dire 30 per 100. Quindi, 30 per 100 quanto farà? Aggiungiamo due zeri a 30 e di fatto fa 3.000. 20 decine, quindi 20 per 10 che farà invece 200 e 5 unità. Quindi il totale delle monete che ha Cesare sono 3.205. C di Cesare. Vincenzo invece ha 3 unità di migliaia, quindi 3.000, 2 centinaia, quindi 200 e 6 unità, quindi 206. Allora Vincenzo già esclude dalla risposta corretta Cesare, perché la domanda è quale dei tre amici ha più monete. Sicuramente Vincenzo già ne ha più di Cesare, quindi non può essere Cesare quello che ne ha più di tutti. Andiamo però a vedere Giuseppe. Giuseppe infatti ha 300 decine. 300 decine è come dire 300 per 10, quindi anche qua 3.000, e 205 unità, quindi ne ha 3.205. Quindi Giuseppe ha le stesse identiche monete di Cesare, ma quello che ne ha di più è Vincenzo che ne ha una in più. Quindi la risposta corretta è la A, Vincenzo. Poi domanda numero 67. In una corsa amatoriale il primo corridore impiega 2 ore, 55 minuti e 54 secondi e l'ultimo 3 ore, 1 minuto e 4 secondi. Qual è il ritardo dell'ultimo corridore rispetto al primo? Qua dobbiamo andare a contare appunto la differenza in termini di tempo passato tra il primo e l'ultimo. Per velocizzare, quello che vi consiglio, vedendo anche le risposte, noi vediamo che il primo ha 54 secondi, l'ultimo ha 4 secondi. Quindi, essendoci questa differenza, da 54 a 4 sono 10 secondi, l'unica risposta con i 10 secondi è la D e quindi la nostra risposta corretta è questa, quindi 5 minuti e 10 secondi. Chiaramente se ci fosse stato in un'altra risposta, nella A, nella B o nella C, anche lì 10 secondi, bisognava andare a vedere i minuti, però in questo caso basta vedere i secondi per capire qual è la risposta corretta. Poi ancora la 68, completare la seguente serie numerica: 45, 52, 41, 48, punto interrogativo, 44, 33. Allora, questo è uno di quei quiz, o meglio, una di quelle serie alternata, nel senso che almeno io trovo facile
ragionare così, cioè si guarda il primo, il terzo, il quinto e il settimo numero, secondo, quarto e sesto. Vediamo che la sequenza del secondo, quarto e sesto va meno 4, quindi 52, 48, 44, per dire, se ci fosse stato un numero successivo sarebbe stato 40. Invece primo, terzo, quinto e settimo è sempre meno 4, però partendo da numeri diversi, quindi sarà 45, 41, 37, 33. Quindi la nostra risposta è 37, quindi la B. Chiaramente se ci fosse stato un numero ulteriore nella sequenza, dopo il 40 saremmo sempre scesi di 4, quindi 45, 41, 37, 33 e 29 e così via, insomma. Poi volevo ancora vedere insieme a voi 70 e 71 di domande e la 73. Allora, la 70 ci dice: Sabrina ha 42 maglioni rossi, 63 maglioni neri e 70 maglioni blu. Desidera distribuirli tutti in alcuni cassetti del guardaroba, in modo che tutti i cassetti contengano lo stesso numero di maglioni. I maglioni di ogni cassetto siano tutti dello stesso colore e il numero dei cassetti impegnati sia il minore possibile. Quanti maglioni metterà in ogni cassetto? Allora, in questo caso siamo nell'ambito del cosiddetto massimo comune divisore, cioè quel numero che il più alto numero che per il quale possono essere divisi tutti e tre i numeri. Nella fattispecie dobbiamo trovare quel numero che divide 42, 63 e 70. Quel numero qual è? Ovviamente non può essere il 2, perché 63 è un numero dispari, quindi è escluso, non è 12 anche qui, perché il 12, la tabellina del 12 sono tutti numeri pari, e 63 allo stesso modo è diverso. Potrebbe essere il 3 per il 63, effettivamente è divisibile, ma non è invece divisibile il 70 per 3. E quindi non rimane che la risposta A, 7. Infatti tutti e tre i numeri sono divisibili per 7. Infatti 42 diviso 7 fa 6, 63 diviso 7 fa 9 e 70 diviso 7 fa 10. 71 siamo invece nel campo del minimo comune multiplo. Infatti un'impresa ha tre collaboratori che paga intervalli di tempi di tempo regolari. Il primo collaboratore viene pagato ogni 42 giorni, il secondo ogni 63, il terzo ogni 70. Se al primo settembre vengono pagati tutti e tre, quanti giorni dovranno passare perché vengano ancora pagati tutti nello stesso giorno? Praticamente bisogna trovare quel numero, appunto, senza fare formule particolari, eccetera. Io consiglio di, si prende il numero minore e si vede se quel numero è divisibile per tutti e tre. Se non lo è divisibile, se invece il risultato è con la virgola, si passa a quello superiore. In questo caso 280, per dire, non è divisibile per 63, non è divisibile per 63 neanche 360 né 420, quindi 630 è il primo che è divisibile invece per tutti e tre. Infatti 630 diviso 42 fa 15, 630 diviso 63, vabbè, ovviamente fa 10, 630 diviso 70 invece fa 9. Come dicevo, appunto, invece 360 diviso 63 fa 5,71, quindi non è divisibile, e allo stesso modo 420 diviso 63 fa 6,66 periodico. Quindi la risposta corretta è la C, 630. Infine, l'ultimo che volevo vedere in questo video è l'ultima domanda che volevo vedere, la 73, che ci dice: qual è il numero X la cui differenza tra i suoi 5 noni e il suo sesto è 7?
Allora, qua il consiglio è, perché solitamente quando ci sono esercizi di questo tipo non si va a fare calcoli con la virgola, cose strane. Quindi, dobbiamo trovare quel numero che è divisibile per 9, quindi il denominatore. Tra i numeri, l'unico divisibile per 9 è il 18. Quindi, i 5 noni di 18 quanto sono? Si calcolano 18 diviso 9. Cioè 2 per 5, 10. Invece un sesto di 18, quant'è? 18 diviso 6, 3 per 1, 3 sempre. Quindi 10 e 3, la differenza è proprio 7, quella richiesta, quindi il nostro numero x è 18.